per la prima volta le tranquille colline di Arbor da una parte e dalla parte opposta il penitenziario statale di Arbor. Avevo ricevuto da poco la nomina in qualità di psicologo presso quel penitenziario. Io, appena laureato e che non avevo mai messo piede in una prigione e non avevo mai parlato prima d'allora con un vero criminale. La nuova amministrazione dello Stato aveva intrapreso la riforma delle case di pena e io ero l'uomo di punta che avrebbe dovuto condurre questa specie di assalto alla roccaforte del vecchio metodo. Ero il primo psicologo ad avere questo incarico e se la prova non fosse andata bene sarei stato molto probabilmente... Io cercherò di raccontarvi quello che vidi e quello che imparai dai forzati, e in particolare dai miei 6 forzati. E sarò che non credo permetterete. Che non sapevo nemmeno che avessero destinato qui uno psicologo. Mi scusi, ma io ho ricevuto un telegramma. No, non è colpa sua, gli innovatori hanno sempre molte idee, ma poco spirito pratico. Dunque, secondo questa lettera, lei dovrebbe sondare le capacità lavorative degli internati. Sì, direttore. Determinare le inclinazioni naturali di vari elementi tenuto conto della loro abilità. Insomma, il lavoro per il quale ognuno sarebbe più adatto. Ho letto un libro in proposito. Immagino che lei tirerà fuori il subcosciente e altra roba del genere, vero? Infatti. E che altro?